Gian Piero Gasperini a Napoli è una domanda che molti si stanno facendo in queste ore di tempo. Perché? Perché potrebbe essere proprio costui, il buon Gasperini, a succedere in qualità di CT, quindi di allenatore, di commissario tecnico del Napoli, visto e considerato che l'ex allenatore, quindi il buon Spalletti, sembra che abbia già deciso di non prendere di nuovo parte in qualità di allenatore del Napoli, nonostante abbia vinto questo magnifico scudetto calcistico, eppure però sembra proprio che lo stesso Spalletti abbia detto basta, mi fermo qua, mi fermo in questa situazione qua. E quindi con ogni probabilità potrebbe essere il buon Gian Piero Gasperini a sostituirlo e a diventare il nuovo CT, il nuovo allenatore. Sarà lui, non sarà lui, la risposta diretta che vi do ai posteri, l'ardua sentenza. Dal vostro narratore italiano è tutto, sembra però che il buon De Laurentiis avrebbe scelto proprio costui come allenatore nuovo e ci sarebbe forse un contratto di tipo biennale di ben 2 anni, quindi va buono? E come modulo d'attacco, o meglio tattico, potrebbe essere impiegato un 3-4-3, quindi un 3 risorse umane in difesa, un 4 risorse umane in centrocampo e un 3 risorse umane, 3 calciatori in attacco. Da narratore di è tutto, ciao a tutti.